Info marketing per babbuini. Che cosa ho imparato da questo corso in questi primi 2 giorni di studio, e farò anche un breve accenno su HiFi Coaching Consulting Bootcamp. Allora, la prima cosa che ho imparato, è stato un errore molto importante che ho evitato, diciamo, di fare grazie a info marketing per babbuini, è stato quello di offrire troppe cose, ma veramente troppe cose, in un pacchetto di consulenza, in quanto il BIG fa una differenziazione tra libero professionista e imprenditore con un info business. Sono due cose diverse. Quindi nel mio caso, per esempio, avrei offerto troppe cose nel pacchetto di consulenza e sarebbe stato fattibile solo all'inizio. Quindi quando io mi occupo di tutto il pacchetto e ho pochi clienti, sarebbe possibile, appunto, perché sono io a occuparmi di tutto, ma non sarebbe più scalabile. Cioè potrei semplicemente fare libero professionista, ma se in un secondo momento, cosa che è molto probabile, voglio creare un vero business, diventare dalla parte imprenditoriale e delegare appunto la parte tecnica del business, non mi sarebbe più possibile, perché offrendo troppe cose, dovendo stipendiare dei coach piuttosto che dei consulenti, io guadagnerei tra lo spread tra quello che mi entra e quanto pago i miei coach, e quindi diventerebbe impossibile mantenere un tale livello di informazioni offerte con un unico pacchetto. Quindi questo è stato il primo errore, che non mi avrebbe permesso di scalare con i numeri che ho intenzione di fare io per i prezzi che vorrei fare io, oltre 10.000. Quindi a 10.000 euro netti, diciamo, togliamo le spese pubblicitarie, ma comunque una volta che ho dei clienti ripetuti, diciamo, possiamo arrivare a 10.000 euro netti, ok, sì, non sarebbe stato più scalabile, quindi avrei avuto un tetto massimo, e se in un secondo momento avessi voluto scalare questo business, avrei dovuto ristrutturare tutto il mio business, perdendo la gran parte dei miei clienti, perché come chiaramente parto da un pacchetto che offro tantissima roba e poi nel pacchetto offro la metà, buona parte dei clienti l'avrei persa, e quindi sarei partito con un info business ma da zero. Quindi capite che arrivo a 10, poi devo tornare a zero per reingegnerizzare il business. Invece, grazie alle informazioni contenute, questo errore mi è stato evitato e posso fare una scalata, diciamo, lineare, ok? Ma prendiamola con le pinze, ma più lineare. Poi vorrei fare un piccolo, anche se non l'ho ancora finito il corso, su HiFi Coaching Consulting Bootcamp, un piccolo commento, e è veramente una roba assurda, in quanto praticamente se uno dovesse seguire esattamente tutto, molti non lo faranno, però uno dovrebbe stoppare il corso. Ogni 20 minuti ti fermi, implementi e poi continui col corso. Quindi fate voi, sono 17 ore di corso solo HiFi Coaching e Consulting Bootcamp. E fate voi, ogni 20 minuti circa ci sarebbe da fermare, implementare, ripartire, fermare. Quindi è veramente una roba da giù di testa. Vorrei ringraziare Big Luca e Alessandro Berton per avermi dato la possibilità innanzitutto di evitarmi questi errori e di imparare, perché anche se devo ancora partire, tutti i risultati che avrò non saranno stati possibili senza queste informazioni. Quindi grazie, comprate InfoMarketing per Babbuini. Ah, un'ultima cosa, sempre su InfoMarketing per Babbuini, io adesso che l'ho visto, all'inizio no, ma ora che l'ho visto tutto, lo comprerei anche se non avessi un info business, nel senso che ci sono spiegate delle strategie di prezzo che sono traslabili, ok, con le dovute correzioni. Alcune cose sono specifiche dell'info business, ok, ma molta parte legata alla strategia di prezzo da adottare sono traslabili in qualsiasi tipo di business, sono orientate alla massima monetizzazione, in quanto non è un modello copia e incolla, fai questo punto. Ma ti insegno proprio come creare la tua strategia personale, quindi fatta ad hoc per ogni business model, per arrivare al massimo profitto. Quindi io, ora che l'ho visto, lo prenderei anche se non dovessi fare un info business. Bene, ciao ciao.